coach, impresa sfiorata questa sera dalla PU, All Well West Udine. È più la rabbia di aver portato questa serie a gara 5 quando c'era la possibilità di chiuderla o l'orgoglio di aver visto una squadra lottare fino all'ultimo secondo? Non c'è nessun tipo di rabbia, io sono orgogliosissimo. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, una partita straordinaria, recuperata in un clima torrido, come purtroppo sarà torrido sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista climatico, al Carnera contro una squadra fortissima, mettendo la quinta marcia in difesa negli ultimi due quarti, difendendo in una maniera straordinaria e mancando due volte con un giocatore che ci ha fatto vincere tante partite il tiro per vincere. Ora, adesso c'è una cosa che mi addirittura fa sorridere, e cioè che se tu arrivi in una posizione di classifica per cui c'è la quinta in trasferta, ti dicono dovevi arrivare meglio per avere la quinta in casa. Se adesso cominciamo a raccontarci la storia che la quinta in casa è una grande pressione su quelli che giocano in casa, allora è meglio che smettiamo, no? Nel senso, cioè, se uno mi avesse detto il giorno del primo allenamento a Gemona, a Glemone, che avremmo fatto finale di Coppa Italia persa negli ultimi 4 punti, negli ultimi 4 minuti con Napoli, e avremmo giocato gara 5 in casa di semifinale per andare in A1, per giocare la finale di A1, secondo te io non avrei firmato, ma avrei firmato subito. Allora siamo contenti, siamo orgogliosi, ci siamo divertiti, è stata una bellissima partita, abbiamo perso con un'avversaria che è stata, diciamo, più lucida, nella quale, io dico soltanto questo, l'ho detto anche ai tuoi colleghi di Scafati, stessa partita, identica, 26 tiri liberi per noi a Udine e 12 per loro, vediamo cosa succede.